Un lungo drappo rosso sfila tra le mani di rappresentanti della politica, delle istituzioni, dei cittadini, riuniti in piazza Municipio davanti la sede del Comune per lanciare un grido di pace in favore dell'Ucraina. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha accolto e condiviso l'iniziativa di solidarietà per le popolazioni colpite dalla guerra, lanciata dal primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, a tutte le città del circuito Eurocities. Le città rappresentano in questa grande tragedia della guerra un punto, diciamo, di forza. Del resto in Ucraina sono le città che stanno sotto bombardamento, che sono assediate, dove i tanti cittadini soffrono e assistiamo a scene che sono veramente terribili. Io credo che in questo momento noi dobbiamo essere vicini al popolo ucraino, al governo ucraino, che sta cercando di difendere la propria integrità territoriale, la propria libertà. Questo è un tema molto importante, perché l'Europa deve essere in prima linea per difendere i principi della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli. Dobbiamo partire da dei tasselli che indicano la direzione di pace. Ripeto per l'ennesima volta che senza la pace noi non possiamo vivere, siccome l'acqua è come l'aria. Io non lo so perché manca questo buonsenso, e credo anche che comunque in questo momento la Russia stia facendo una prova di forza terribile, orribile. Le immagini che ci arrivano sono sconfortanti, di una guerra nel cuore dell'Europa portata avanti in questi termini e in questi modi. È un'aggressione che condanno e che condanniamo tutti, ma dobbiamo arrivare a una soluzione di pace. Se ci sarà possibilità per il Premier Zelensky di collegarsi col Parlamento italiano, mi sembra una buona cosa. In questo momento l'Occidente deve continuare a sostenere il popolo ucraino, in particolare ovviamente anche il suo governo, che sta cercando di resistere a quella che abbiamo tutti definito e riconosciuto come un'aggressione militare ingiustificata, non provocata. Quindi bene sentire Zelensky.